Salve onorevoli, rieccoci qui, nuovissimo episodio, siamo come sempre su Loop Hero e io sono l'Arax di Cormaris e nello scorso episodio ci hanno lasciati con un bel casino. Siamo riusciti a arrivare al boss ma non ammazzarlo di poco, oggettivamente di poco. Abbiamo fatto una cazzata levando un edificio e perché volevo piazzare nella maniera più giusta la torre di guardia, ma ora più che mai abbiamo già due torri di guardia, come sempre ci serve tanta pietra e abbiamo fatto una cazzata perché abbiamo iniziato con il ladro. Ritirati, chiaramente, cioè non che abbiamo iniziato col ladro, abbiamo iniziato con il lich, mentre a noi ci serve il terzo livello, anche perché qui vedo una cosa molto utile, ci dà l'80% di risorse, quindi teoricamente dovrebbe essere molto più semplice, pratico ed effettivo riuscire a accumulare risorse, o perlomeno me lo auguro, è l'unica cosa che mi viene in mente da dire. Qui piazziamo subito un bel lampione, perché ora che abbiamo le nostre belle e vivaci torri di guardia, speriamo che, seguendo il consiglio del nostro caro amico, di cui non mi ricordo il nome, perdonami, che praticamente aveva consigliato di mettere, cioè consigliato, più che altro stava esprimendo il suo, il come lui giocava, e appunto lui, dato che aveva le torri di guardia che gli consentivano di ottenere dei, così come si chiamano, dei balestrieri che difendono vicino alla città, mi sono chiesto cosa sarebbe successo, cioè lui appunto piazzava i villaggi tranquillamente, direttamente con le ville dei vampiri, così li poteva trasformare in borghi, tanto a lui che gli importava, diceva giustamente, io la difesa dal villaggio, e quindi vediamo di replicare questa strategia sperando in una maggiore efficacia. 3-5-3-5, praticamente stessa cosa. Qua ci dà un bonus schivata ulteriore, quindi 7-8-9-10 praticamente, quindi è utilissimo. Questo me lo dai qui, tu 71 danni puri, ma che cazzo me ne faccio, velocità d'attacco 3, non è affatto male. Ok, quindi vediamo di agire nel migliore dei modi, sempre comunque nell'assoluta e magica speranza che il tutto si risolva in men che non si dica. Ad ogni modo, direi che questo me lo piazzi lì all'angolino, perché ora iniziamo a costruire un sistema quantomeno il più possibile efficace. Qui piazzi un bel lampione. Com'è ambiente, com'è strutturata la mappa, non mi dispiace affatto, anzi devo dire mi piace particolarmente. Quindi seguiamo il suo bel consiglio e, sempre sfruttando chiaramente al massimo delle nostre possibilità, ma perché l'ho piazzato là? Cioè, vabbè, ho sbagliato, fate finta di nulla pure voi, iniziamo proprio da Dio, iniziamo benissimo, benissimo. Che però così noi ci permette di piazzare più radure. Come se noi abbiamo problemi di eccesso di radure, noi al massimo al contrario abbiamo un problema di eccesso di foreste qui. Ok, perché giustamente noi qui ne possiamo piazzare 3-3 al costo di sole due foreste. Il problema è che giustamente noi non ce ne frega un cazzo delle radure, cioè il nostro problema non è il non riuscire a piazzare le radure, anzi è tutt'altro. La villa la piazzo appena facciamo il ciclo, oppure insomma quando siamo molto vicini, non ho idea oggettivamente quale sarebbe la strategia che adatterò. Credo che la piazziamo già da ora, magari la piazziamo ora tipo. Ok, così abbiamo due bei arcieri. Però mi sembra un po' un'idea di merda piazzarlo così subito. Non ci ha aiutato per nulla. Ci ha solo fatto creare tanti danni. Però dai, un ciclo già ce lo siamo passati fondamentalmente. Ce ne mancano solo altri due, che vuoi che sia. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Sì, mettiamoli belli distanti, così almeno abbiamo anche un attimo una larga possibilità di provare a recuperare vita, almeno nella speranza di poterlo fare. Questo chiaramente al 3,75 è molto meglio. Al 3, 2. Questo è al 3,60 velocità d'attacco, ma la velocità d'attacco onestamente non mi serve particolarmente. Ok, questo, ok, no, meglio la nostra.
Mi dai un bel avamposto qui? Non sarebbe una brutta idea. Visto che l'abbiamo appena piazzato e i problemi potrebbero esserci anche tanti. Velocità d'attacco, vai così. Ok, una bella radura qui. Qui prenderemo tante botte, tante, 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 tante. È iniziato un po' maluccio, però è anche vero che, nonostante tutto, possiamo avere comunque i nostri gran bei bonus, tutto sommato. Possiamo ancora averli. Qui 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 1, 5. Ci sta. Tre ragnatele direi che bastano anche per il resto della partita. Forse ne metteremo qualcun'altra lungo il percorso, però per il resto siamo più che a cavallo. Allora, speriamo. Poi il bastardo c'è praticamente a ogni ciclo spawna, quindi innegabilmente posso metterlo dove mi pare. Ad ogni modo comunque andrà malissimo, quindi va bene. Cioè nel senso, pure che prima, come ad esempio nel caso di prima, ho aspettato che stava quasi per finire il giorno, cioè che il giorno era finito per evitare che spawnavano nuovi mostri, perché ogni volta che finisce il giorno spawnano nuovi mostri, ma in realtà non cambia un cazzo. Per ogni 10% dei PS massimi mancante, l'eroe è una probabilità del ciclo, cioè, ripensamento. Potrai scegliere tra tre nuovi tratti, decisamente. Più PS a ogni uccisione, riuscire a ricevere 7 danni in più in meno per ciascun nemico a partire dal secondo. Non è male. Non è affatto male. Pausa, pausa. Cazzo, ho fatto una cazzata. Perché non vai un attimo in pausa, amico mio? Con calma, eh. Keep calma. Allora, ho fatto una cazzata perché mi ha mangiato quelli del ciclo precedente. Allora, mi metti questa 14-21, utilissima. Ma siamo ancora a livello 4, quindi Qatar più 24 danni critici. Sì, potrebbe essere utile, però non così tanto. 113, assolutamente sì. 287, 287 è molto meglio. Ok, teoricamente abbiamo creato un ottimo sistema. Ok, che poi questa abilità dovrebbe essere anche particolarmente utile anche contro lo stesso boss, suppongo. Quindi c'è nemmeno tanto da lamentarsi. Ok, l'avamposto. Me lo potresti piazzare qui. E non sarebbe una così pessima idea, eh. O qui. Così tipo noi piazziamo un bosco qui. Con tanto di foresta. E un altro bosco qui. Magnifico. È coperto da tutti i lati. Poi qui mi metti un bel cambio che non fa mai male. L'abbiamo fatta diventare una bella montagna. Giustamente mi piazzi lì il tuo personalissimo coso. Ora mi sto appena rendendo conto che abbiamo fatto un'enorme cagata paurosa perché il villaggio lo dobbiamo mettere dietro e non avanti. Ma porco, ma come faccio a essere così stupido alle volte, veramente? Quindi niente, lo fermiamo così e niente, speriamo di trovare un altro borgo, che vuoi che vi dica? Ma quanto cazzo, cioè veramente io posso essere veramente tanto, 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 tanto stupido a fare una roba simile. Ma un boato stupido. Ma come cazzo mi è venuto in mente? Ma porco ciuda. La piazzi lì? Dove cazzo me lo puoi piazzare? Pure tu. Non posso piazzarlo perché mi serve oblio. E qui continuiamo a mettere prati. Minchia, me l'hanno ammazzato subito la guardia. È inutile praticamente. Grazie per il borgo. Lo piazziamo immediatamente qui. La selva immediatamente qui. Ma come posso fare? Veramente mi sta rodendo tantissimo. Ho fatto un errore così madornalmente stupido. Ma proprio stupido. In parte me ne vergogno. Veramente, cioè come solo potevo pensare una cosa logica? Una cosa logica, no, signore? Chiaramente una cosa di una stupidità immane. Ok, ora andiamo anche un attimo in pausa sperando di trovare nuovi e interessanti. Così.
bonus, mappe, qualsiasi cosa, nuove carte assolutamente, anche perché dobbiamo smaltire queste due. Allora, sicuramente mi prendi l'ascia, che è al 7. L'altra arma più forte è questa, 21-31. Ok, questo è al 6, questo è al 7. Al 5 danni a tutti, non male. Un po' inutile perché fa solo 3 di danno, però ehi, chi sono io per criticare così tanto? Ok, qui ci siamo andati, però i ragni, gruppi da 4, soprattutto di ragni, non riusciamo ancora a affrontarli nel migliore dei modi, siamo onesti, quindi vediamo un attimo di migliorare la nostra performance, quantomeno nel più breve tempo possibile. Qui ora dobbiamo seguire lo schema inverso, dobbiamo per forza mettere 4 angoli le foreste. Ok, quindi tac e tac. Innegabilmente così funzionerà. Oh, guarda che bello. Sembra che mi stanno dando tutte perfette. Foreste aspettiamo ancora a sceglierle perché potrebbe essere come sempre un pochino problematico. Però noi con calma e decisione vediamo di risolvere il tutto. Grazie per la missione compiuta, però tutto quello che vedi io non posso metterlo, non ho voglia di sostituirlo tantomeno, quindi... Oh, un bel avamposto. Non male affatto. Me lo piazzi qui, che di solito qui... No vabbè, lì non ci sono i lampioni. Ok, lì... E un'altra bella radura qua. Sta funzionando. Oh, un bel borgo. 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 Porco Giuda, nemmeno una villa posso mettere lì. Vaffanculo. Vaffanculo. Fatevelo dire, enormemente vaffanculo. Questo giro mi ha dato roba veramente di merda, fatelo dire. Veramente roba di merda. 8. Qui. E il resto è veramente roba di merda, non posso usarlo. Più che altro abbiamo fatto questo errore madornale, ora lo pagheremo carissimo. Ma veramente carissimo. Una maniera che voi nemmeno sapete. Poi effettivamente bastavano anche solo 2 borghi, non 3 addirittura. Credo che questa mappa andrà rigorosamente di merda. L'armadio antico fa anche cagare come oggetto, ma va bene lo stesso. Ok. Per ora, bene o male, sta funzionando, ma sta anche funzionando perché non stiamo evocando nuovi mostri, fondamentalmente. Solo esclusivamente per quello sta funzionando. Ok. Piazziamo quello, l'archivio decisamente no. Perlomeno non per il momento. E ne piazzi uno lì, passando. Magari mi cambia 2 volte le carte. Effettivamente sì, questa roba non ci avevo minimamente pensato. Ora noi passeremo da qui e da qui e mi cambierà 2 volte le carte. Chissà se faccio una mappa tutta di borghi. Effettivamente non potrebbe evocare mostri e quindi potrei continuare a girare all'infinito. Cioè non guadagnerei un cazzo, però potrebbe funzionare. Perché sto continuando a mettere lì? Mi serve qui un cazzo di pezzo di foresta. Ok. Grazie per la foresta, ma non mi serve al momento. Oh, questa non è male. Non è affatto male. Qui... Coso. Dobbiamo continuare ad attendere. Piazziamo il più possibile. Tanto che cazzo se li incula sti cosi. Sempre con 2 passaggi, così almeno abbiamo più possibilità di funzionare. Comunque sì, credo che passando 2 volte me li cambia 2 volte. Qui mi metti a questo punto qua, perché no? E campi di grano non mi servono per ora. 3 selve, perché no? Piazzamela qui una, se no me la dimentico di nuovo, porco Giuda. Oh, un dimentica, un bellissimo dimentica. Quanto ti ho cercato, amico mio, quanto ti ho cercato. Ok, lì un bel lampione che non fa mai male.
una roccia, grazie, ma non è quello che cercavo prontamente. Però ne vediamo i lati positivi, perché questo giro è stato decisamente migliore del precedente. 4,61, danni a tutti non male. Questo è a 8, non male nemmeno questo. 183, questo è addirittura anche meglio. Questo è ancora meglio dell'altro, ma la devo smettere di posizionarne così troppi. 6,6, no. Bonus schivata e danni puri e... Perfetto, gli altri fanno dignitosamente schifo, sì. Ma, cioè, magari sarebbero anche utili, però in vista del fatto che prima o poi li cambieremo, non mi fanno per nulla impazzire, oggettivamente. Ok, continuate nella vostra gloriosa marcia, ragazzi. La missione è anche quest'altra completata. E poi effettivamente avevo paura del fatto che magari dicevo, cazzo, passando avremo il problema che avrò danni assurdi, perché mi metteranno praticamente ogni villaggio ci dà la missione e mi creerà 2000 boss. Invece, come vedo, è anche abbastanza tranquillamente gestibile, a essere sinceri. Quindi aspettiamo di passare noi. È vero che lì c'è il cambio, me ne ero dimenticato, me ne ero leggermente dimenticato. Quindi, ma in realtà facciamo sempre a croce, perché ci serve smaltire un bel po' di foreste. Ne stanno spawnando decisamente molto più di quelle che noi riusciamo a gestire. E prima che mi faccia il giro, questa purtroppo me la devi trasformare. Troppe montagne mi hai dato. Ok, selva. Cioè, selva radura. Non male. Un villaggio. Un villaggio lo potremmo pure piazzare qui. Non sarebbe una così pessima idea. Qui, così è nel raggio del diminuzione del di spawn. E ci piazziamo i due campetti di grano. Non è una così brutta idea, eh. Ok, così almeno in giro per la mappa abbiamo zone dove recuperare vita oggettivamente. Qui un altro bel lampione. Non mi dispiacerebbe piazzarlo qui, ad esempio. Oppure qui. Non è una brutta idea. Un'altra bella foresta che ha problemi nella digestione. Me la metti lì. Per quanto non è propriamente una carta che va al bordo in maniera perfetta, però ci accontentiamo, insomma. Ok, un pochino di danni ce li stanno facendo, ma perché non abbiamo subito ammazzato il vampiro, quello è il problema. Ok, un bel campo di grano qui, un'altra tesoreria. Io ho un po' un posto di merda dove piazzarla, però mi sa che saremo costretti. Guarda che magia, prima non sapevamo dove mettere le foreste, ora invece ne abbiamo una grande necessità di foreste. Ok, grazie del refill totale. Questi sono stivali al 9, quindi chiaramente meglio di tutti. Bassa un po' la schivata, però mi aumenta un bel po' di corobe. Questo no, vabbè, ci ripenso. Molto utili meglio questi. Ok, armature 9, 9, 9, 6, 10. 6 e 60 con probabilità di... Ah no, con danni critici, probabilità di danno critico 47%. Un attacco sì, un attacco no, gli fa un critico praticamente. Per il resto abbiamo quest'altra collanina al 9. Ah. Sì, ci converrebbe metterla, ci aumenta molto di più la velocità d'attacco. Ok. Ma io ho visto un gargoyle che è sparito. Non farò commenti, perché dovrei farlo. Ormai non mi sorprende più nulla in questo gioco. Veramente. Però sono felice, ora soprattutto con la carta archivio possiamo, diciamo, far girare le carte a nostro favore. Non siamo più in un certo senso costretti o imposti a dover far girare le carte in una determinata maniera. Decidiamo praticamente noi come farle girare. Questo mi rende particolarmente felice, a essere onesti. Ok. Qui possiamo piazzarci un bel avamposto. Il coso lo metteremo internamente, la villa.
Bosco no. Bosco no. Però qui possiamo vedere di mettere qualcosina giusto per completare la tesoreria. Per il resto abbiamo un'altra villa, non è decisamente il momento di piazzarne altre. Però vedete, pian piano la struttura, diciamo, la stiamo in una maniera o nell'altra creando. Qui ci manca solo un ultimo pezzo che non so in cosa oggettivamente lo investirò. Però l'idea c'è. L'idea c'è. Qui purtroppo mi inizi un attimo a fiazzare le foreste anche un attimo a macchia, perché qui sì, una casella sì, una casella no, che va anche bene. Però oggettivamente otteniamo veramente poche radure, quindi vorrei evitare di creare una scacchiera totalmente assolutamente vuota. Vediamo un attimo anche di lavorarci sopra la suddetta scacchiera. Quindi qui chiaramente mi metti un'altra bella radura. L'altra selva me la metti qui, cominciamo a chiudere tutta questa zona. L'oblio è una carta che ormai non ti piace, non me la dai nemmeno se paghi, porco Giuda. Mi fai un altro bel cambio di carte, a due. Ovviamente decideremo sempre noi che carte avere e come averle. Magnifica questa roba, riempirò la zona di lampioni, porco Giuda. Lasciando che qui praticamente li stiamo circondando l'intera area di lampioni. Credo che veramente questa sarà la roba più semplice. Tipo mettiamo 1, 2, 3, 4. Qui spawna sempre solo il vampiro. Praticamente è la zona più sicura di tutte. Un altro archivio. Ma mettiamolo lì, chi se ne frega. Tanto cioè, ce l'abbiamo a buttare. Li buttiamo, ragazzi. Ok. Ottieni un trofeo aggiuntivo combattendo con 3 o più nemici. Borseggiare. No, per ogni 10% dei PS massimi mancanti, l'eroe ha una probabilità del 0,5% di infliggere il 1000% dei danni. Ok, è inutile, però tra tutte scegliamo la meno peggio. E qui le carte le facciamo girare in una maniera assurda, ma manco un baro a Las Vegas riuscirebbe a fare una cosa simile, fatevelo dire, veramente. Ok. Grazie per la carta grano, ne avevo necessità. Aia. I pezzi di legno picchiano come fabbri, però c'è da dire, picchiano veramente come fabbri. Qui me ne piazzi uno. La nostra velocità d'attacco, esattamente. A quanto è arrivata? Al 67%. Però è anche vero che abbiamo utili, abbiamo degli accampamenti, abbiamo degli oggetti che ci danno grandi bonus, a essere sinceri. Quindi è anche opera di quello. Oh, piano piano piano, non ci ho capito un cazzo di quello che è successo. Con calma. Mi stai dando roba al 12, ne sono felice. E abbiamo un'armatura al 12 che ci dà danni puri. Preferisco molto di più i danni puri. In realtà preferivo la probabilità. Cioè, più che altro vorrei la probabilità di critico, essere onesti. Qui un bel medaglione al 12 con velocità d'attacco il 31%, ma certo che ti prendo a due mani. Ce ne abbassano un po', però ci aumentano tutte e due la probabilità di critico. Quindi sarei curioso di vedere. Questa è al 16, 8, 12. Sarei curioso di provare a fare questo strano giro, perché ora abbiamo una probabilità di critico che non, cioè, c'è scritta da qualche parte, però non capisco. 41% di probabilità di infliggere 140 dei danni. Credo che quel 41% sia il critico, insomma, anche se no non capirei il come funziona esattamente. Ok. Altra villa del vampiro, ma ti direi la piazzo lì, tanto lì non potrebbe spawnare praticamente quasi nulla. Abbiamo limitato al minimo lo spawn dei mostri fondamentalmente. Ok, vabbè, un pezzo di pietra, chiaramente non può mancare, non lo so il perché c'è, però felice lui, insomma, chi sarei io per criticare quel piccolo pezzo di pietra. Una selva me la piazzi qui, così qui posso piazzare l'ultimo e completiamo quest'altra bella situazione. Qui potrei piazzare una roba, potrei fare una roba cattivissima. Però per ora limitiamoci piazzandola lì.
E poi tra l'altro noi le carte oblio non le abbiamo più trovate. Qui la montagna è ferma da non so quanto tempo perché non abbiamo altre carte oggettivamente. Ok. Un'altra bella selva. Lì. Ok. Qui tra l'altro poi faranno praticamente a competizione per far uscire prima le robe. Ok. Una selva me la piazzi qua. Una qui. Visto che ci siamo. Usiamo il solito schema. I giganti di sangue, vi dirò, nonostante tutto, sono comunque belli tosti, come sempre. Sono sempre, sempre belli tosti. Qui mi piazzi in un'altra foresta, vai così. Ok. Mi sento molto confident con questo bel set di robe, ma non troppo. Nel senso che mi aspetto comunque che il boss in questa run ci batta. Perché siamo ancora al 9 e siamo leggermente in ritardo. Fai piazzare questa cosa e fammela dimenticare, se no non piazziamo più rocce. Porto giù l'ok tutto, ma vorrei avere almeno un minimo. Ah, c'è l'IVA solo di contrattacco. Ma che roba bestiale sei, tipo. Che roba inumana sei. Lasciando che praticamente ci ha mangiato tutta la vita questa minchiata. Morto e respawnato. Cioè, praticamente quello era morto. Grazie. Piazzi più roccia possibile perché qui facciamo veramente una brutta fine. Infatti abbiamo fatto una pessima fine. Pessima, pessima, pessima. Ti riprendi tutto, ma abbiamo finito tutte le nostre scorte. Mi dispiace perché stava andando benissimo. E purtroppo quella merdata non l'abbiamo calcolata. Infatti ci siamo presi tutte le botte in faccia che potevamo prenderci. Ma innegabilmente, signori, fatto ciò, direi che sì, è stata una sconfitta. Ma innegabilmente abbiamo capito l'importanza di adoperare i nostri amici, cioè la nostra carta archivio, di fare attenzione a dove il nostro caro amico cammina, perché se noi iniziavamo a mettere villaggi a sinistra e non a destra avremmo avuto veramente grandi bonus. Ma innegabilmente, fatto ciò, sono costretto a rammentarvi che il tempo è tiranno e ci becchiamo nel prossimo episodio.